In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una prostituta di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una prostituta. E allora gli disse: Simone, devo dirti qualche cosa. E egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone gli rispose: beh, suppongo sia colui a quale ha condonato di più. Disse Gesù: è giudicato bene. E volgendosi verso la donna, Gesù disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con l'olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciano a dire tra sé: ma chi è costui che perdona anche i peccati? Ma gli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Vai in pace. Allora, io sono stato parroco 5 anni a San Giovanni Evangelista, che è una parrocchia che ha i primi 10 chilometri della bonifica, e per 5 anni, tutti i giorni, più volte al giorno, sono passato davanti alle prostitute di tutte le nazionalità: nigeriane, albanesi, serbe, egiziane, i trans, qualche italiana. Qua a Martinsicuro, prima tutte le prostitute venivano col treno nero 2 volte al giorno da Rimini, adesso abitano tutte quante qui. Martinsicuro ha una miriade di case d'appuntamento di tutte le nazionalità. L'ultima novità del mondo della prostituzione dalle nostre parti sono le prostitute cinesi. Quindi la mafia cinese, oltre ad aver investito in lavoro nero tutte le parti del mondo, investi anche in prostituzione. La prostituzione viene definita il più vecchio peccato del mondo. Non ci vuole molto a capirlo. E c'è tutto un mondo dietro, tutto suo, che in 5 anni di parroco di Giovanni Colonnella ho potuto conoscere abbastanza, non del tutto sicuramente, ma abbastanza. Tu dici: ma noi che c'entriamo? Se mica siamo prostitute. Aspetta, vediamo subito che c'entriamo noi. Allora, la scena che ci porta il Vangelo è un pranzo. Questo tale Simone il fariseo invita Gesù Cristo a pranzo. Vi vorrei un attimino fare un allocamento per farvi capire che aria tirava in quel pranzo. I farisei non erano esperti della Bibbia, non erano maestri, erano conosciuti come le persone che mettevano in pratica la legge di Mosè fino proprio nei minimi dettagli, laddove il popolino non arrivava a mettere in pratica perché sono
umanamente insopportabili e invivibili. Se qualcuno conoscesse la religione islamica, adesso non mi dilungo su questa cosa, però vi dico che è fatta in questo modo: siccome è una legge, allora bisogna fare un sacco di pratiche per mangiare, per dormire, per dopo fatto l'amore, tutta una serie di riti che rendono complicata l'esistenza in una maniera disumana. Allora, siccome gli ebrei hanno fatto così, Dio ha dato 10 parole, 10 comandamenti, Decalogos, 10 parole, gli ebrei su queste 10 parole ci hanno costruito i 613 precetti, già da 10 è andato di 613, poi con la tradizione millenaria del popolo di Israele, una marea di regole e regolette, tutte col fatto di essere regole di Dio, per cui guai a trasgredirne una. Queste cose sono così stupide che non si rendevano conto quando, faccio un esempio, quando la regola sorpassa la concretezza. In realtà, nel campo della religione cristiana, il legalismo mosaico, il fariseismo, c'è stato ancora c'è in tante parti. Un esempio, 50 anni fa c'era una famosa questio teologica, cioè una domanda in base alla quale c'era una disputa, alcuni dicevano un modo, alcuni rispondevano un altro. La disputa era questa: dice, la liturgia dice che il sacerdote deve celebrare la messa con le mani aperte. No, questo, tutti i sacerdoti, noi celebriamo la messa, facciamo preghiera eucaristica, con le braccia così. Allora, le norme di 50 anni fa dicevano che le mani dovevano stare all'altezza delle spalle, quindi uno non poteva celebrare la messa così, non poteva celebrare la messa così, ma così. La questione teologica era: se un sacerdote celebra la messa con le braccia così, disobbedisce, fa peccato. Il peccato che fa è un peccato veniale o un peccato mortale? Allora, già, ma questo era un problema, per cui diceva: ah, il peccato è veniale perché il contenuto della preghiera eucaristica non viene intaccato dall'altezza del braccio. Allora dice: no, ma siccome il sacerdote disobbedisce la Chiesa, e la Chiesa è Gesù sulla terra oggi, disobbedisce direttamente a Cristo, allora il peccato è mortale. Ecco, oggi a noi questa cosa qua ci fa ridere. Ma come si può perdere tempo dietro a questa questione? Il Signore in cielo si strappa i capelli, ma i miei figli a che cosa stanno facendo questione? Questo era il legalismo che c'era a quei tempi. Allora, i farisei erano famosi perché mettono in pratica tutte queste cose che il popolino non sapeva, non voleva e non poteva mettere in pratica. Allora, siccome mettono in pratica tutte queste regole, il popolo dice: beh, lo fanno perché sono più santi di noi. Quindi i farisei venivano chiamati dal popolo i santi, le persone che erano più avanti degli altri nel mettere in pratica la legge di Dio, la legge dell'Antico Testamento, la legge di Mosè. Gesù Cristo si scaglia contro questa cosa in maniera tremenda. Se qualcuno conosce i Vangeli, sa per esempio i 7 guai, le 7 maledizioni che fa Gesù Cristo ai farisei, dicendo che sono ipocriti, sepolcri imbiancati, belle di fuori, marce di dentro, mettono in pratica delle corucce e poi, quando nessuno li vede, andava a sfruttare le vedove giovani e carine, facendo finta di aiutarle per farsi vedere in natura, eccetera, eccetera, eccetera. È impossibile, c'è tutto il discorso di San Paolo che dice che la salvezza non viene dall'osservanza delle piccole norme della legge, ma la salvezza viene da Cristo, che chiude lo Spirito Santo, e l'ha pagata con il suo sangue, la nostra salvezza, e tante altre cose. Questo non è il discorso di stasera. Comunque i farisei, quindi loro, si detenevano uno scalino sopra gli altri. Loro erano i santi, sotto di loro c'era il popolino che si poteva salvare dall'inferno, già era tanto, ma loro erano i santi. Loro, ho sentito parlare di questo maestro della Galilea, che era tanto bravo, faceva un sacco di miracoli, ma vediamo un po' chi è, a pranzo,
ma nel senso sempre che loro erano superiori e stomastrucolo. Poi oggi noi forse, la Galilea era a nord della Giudea, la Giudea era la capitale di Gerusalemme, la Galilea era come si dice, come diceva Totò nei film, è un provinciale, c'era questa era la capitale più importante, provinciale, persona di serie B meno importante. Allora Gesù, siccome nessuno se faceva un po' di indagini, andavano a scoprire che era andato a Betlemme in Giudea, però quello veniva da Nazareth, tornava a stare in Galilea, quindi era un provinciale, quindi poteva essere un bravo maestro, ma sempre di serie B rispetto a quegli altri del centro del popolo di Israele, che era la Giudea con capitale Gerusalemme. Allora, quando arriva Gesù Cristo a pranzo, questo festeggio che l'ha invitato non lo tratta come erano trattati gli altri farisei venuti a pranzo. Per esempio, una cortesia che si faceva all'invitato era che chi vi invitava comandava agli schiavi di lavare i piedi degli invitati. Un tempo non si mangiava seduti, si mangiava stesi con la testa appoggiata così. Una specie di lettino, era la sedia della tavola, sapevate questo, di Camani erano famosi per questo. E allora, mentre quello stava seduto, steso in questo modo, gli schiavi lavavano i piedi. Perché lavavano i piedi? Perché le strade erano fatte non con l'asfalto, ma in terra battuta, andavano con i sandali, la prima cosa che si sporcava, minimo di polvere, se non di fango, erano i piedi, la cosa più sporca che poteva avere una persona. Di conseguenza, ti lavi i piedi, belli freschi, cioè, era un gesto di cortesia lavare i piedi all'invitato a pranzo. Simone il fariseo non fa lavare i piedi di Gesù Cristo, agli altri sì, a lui no, perché era di serie B, non era uguale a loro, quindi con un differente trattamento. Altra cosa che si faceva, oh ciao, benvenuto, si dava il bacio. Gesù non viene baciato dal Simone il fariseo. E così, quindi è invitato Gesù Cristo come gli altri, ma è un invitato di serie B. Tutti si mettono a sedere, comincia sto pranzo, arriva questa prostituta e fa questo gesto. È qui che oggi il Signore vi deve illuminare, che vi faccia capire, che ci faccia capire quando era profondo questo gesto di mettersi a piangere con la testa appoggiata sui piedi di Gesù Cristo. Le sue lacrime bagnavano i piedi e invece la sua faccia si sporcava di non più polvere, ma in questo caso fango, polvere bagnata. E poi baciare questi piedi sporchi di fango e poi pulirli con i capelli. Io sono uomo, forse una capisce meglio, i capelli lunghi, puliti, ben pettinati, sono l'ornamento della donna. Quanto ci spendete voi donne per i capelli? Quanto? Tenerli puliti, colorati, arricciati, volto un colore, volto un altro e così via. Una prostituta ancora di più, perché doveva attirare gli uomini con i capelli, a fare i clienti. Era, oltre alle forme del corpo, una delle parti più belle che le permettevano di essere vincente sulla strada. Cioè, una prostituta con una bella e folta capigliatura era sicuramente più cercata di un'altra spelacchiata, no? È brutta, non ci andava nessuno con quella, sì. Allora, andiamo prima. Questa qui si accosta, non fa nessun discorso a Gesù Cristo, non gli dice l'atto di dolore, non dice niente a Gesù,
Guarda quanto è bello questo, parla con i gesti. E detti sono le lacrime. Uno può dire, ma le donne se vogliono fanno finta di piangere, riescono veramente le lacrime, però è un'ipocrisia per commuovere l'uomo e ottenere quello che vogliono. Qui non è il caso di questa cosa qua. Gesù sapeva leggere dentro i cuori se quelle lacrime erano false o autentiche. Questa donna non ne poteva più della prostituzione. Qualcuno pensa che la vita di una prostituta sia una vita bella, perché sempre in mezzo al piacere fisico, con una marea di soldi che ti scorrono sotto mano, una vita meravigliosa. Le prostitute non godono di quello che fanno, avendo, non so, sulla strada una marea di clienti, devono reprimere il piacere fisico per poter reggere alla giornata di lavoro. L'atto sessuale per la prostituta non gli produce fisicamente nessun piacere. L'uomo per la prostituta coincide con il maiale. Non è un essere umano, un qualche cosa di schifoso che ti viene addosso e ti usa per il suo piacere. Le prostitute odiano gli uomini, tranne uno, il loro compagno, che sia il pappone anche, ma qualcuno si deve aggrappare per non essere sole e per magari illudersi, a volte coscientemente, ma illudersi che qualcuno le voglia bene. Altrimenti, per la prostituta, uomo uguale maiale, di norma nessuna prostituta, se il cliente dice guarda, ci vediamo domani a mezzogiorno, io mi sono innamorato di te, voglio darti fuori dalla strada. La prostituta sincera non ci va, perché non vuole mettersi con un maiale. Quella che per soldi fa finta di essere pentita dalla prostituzione e quindi sfrutta il quattrinoso per uscire fuori dalla prostituzione, lo fa e ci va l'appuntamento. Ma di norma non ci va nessuno. La prostituzione qui da noi ha preso da una ventina d'anni a questa parte una piaga ancora più grave. Non è più legata al pappone con la prostituta italiana che sta sulla strada. È legata alla malavita internazionale che tiene le prostitute schiave, non come donne che stanno. Per cui le prostitute vengono comprate e vendute tra le bande, vengono piegate alla prostituzione con un rito di iniziazione violento. Per esempio, se una prostituta che è stata presa in mezzo con l'inganno, mezzo no, buttata sulla strada, si ribella al pappone che dice oggi tu vai e riporta stasera 500 euro. Quella dice di no, il pappone le strappa le unghie delle mani e dei piedi, le strappa via tutte. E ci provi un'altra volta a dire di no. Se hanno 38 e mezzo di febbre e di influenza e di fuori ci sta la neve o piove, ma il pappone ha detto che devono riportare i soldi, ci devono andare. Ma ritornano con 40 di febbre, ma ci devono andare. Se non riportano i soldi che ha detto il pappone dice tu non ti sai fare, la colpa che non hai fatto i soldi è la tua, e la mia no. La vita della prostituta è un inferno. I soldi che vedono passano via perché vanno tutti alla banda. Loro rimangono senza niente. Quelle che erano autosufficienti un tempo rimanevano lo stesso senza niente, anche se i soldi li tenevano loro. Per una realtà tremenda, che è questa, che i soldi facili, quelli
quelli cioè non guadagnati onestamente con il lavoro. Sono soldi maledetti. Facilmente entrano, facilmente escono. Una prostituta calabrese di 29 anni che ha testimoniato come è uscita dalla strada attraverso delle persone che erano andate uscire fuori dalla prostituzione e non aveva pappone perché aveva appena cominciato, ha raccontato così. Era il tempo delle vecchie lire. Dice, io facevo 500.000, 700.000 lire a sera. A sera, non al mese. Il giorno dopo andavo al centro commerciale, spendevo tutto e compravo le cose che, anche se sapevo perfettamente che non mi servivano, le compravo lo stesso. C'era una forza dentro di me che mi faceva fare così. Poi pensavo, beh, tanto stasera li faccio. Una prostituta che pensa e vive in questo modo, quando diventa anziana, deve bussare alla casa parrocchiale perché non c'è necessario per vivere. Durante il corso della vita gli sono scorsi sotto le mani miliardi, lei non ha un soldo da parte. Oppure, come è successo sulla bonifica, ci sono stati casi di donne che a 63-67 anni sono state trovate a prostituirsi con i pensionati anziani a questa età perché non avevano soldi. Capito come funziona? Ho capito soltanto alcune cose. Il fatto di stare sempre in mezzo a persone che ti si mangiano con gli occhi o i membri della banda per la quale tu vali a seconda di quanti soldi sei capace di portare alla banda. Guardate, se si recupera un tossico dalla strada e va in comunità a smettere di drogarsi, per le bande malavitose che con la droga fanno soldi a fiumi, non c'è problema. Guardate un po', hanno mai ammazzato i grandi fondatori delle comunità per tossicodipendenti? A Roma il primo di tutti, il primo d'Italia è stato Don, come si chiama, il Chase, Don Pierino Gelmini, il fratello, padre Riggio, Don Giotti, a Torino. Sono mai morti ammazzati? Non c'è problema. Per uno, dieci, mille che ne escono dalla strada, mille, diecimila, centomila cominciano a drogarsi. Alla mafia non fa problema questo. Fanno sempre i soldi. Ma se uno tira fuori una sola prostituta dalla strada, fate un po' il conto. Mettiamo che guadagni anche soltanto 250 euro al giorno. Quanto fai in una settimana? O meglio, 10 giorni, più facile. 2005. In 30 giorni quanto fa? 7.500. Senza tasse. Quindi quasi uno stipendio di un anno di una persona. All'anno quanto ti guadagna una prostituta? Quanto fa guadagnare alla banda una prostituta? Qua siamo quasi sulle 100.000 euro. Una sola prostituta vale un tesoro per una banda. Nessuna prostituta può lasciare una banda di prostituzione. Pena la morte. E se non è la morte propria, è la morte di qualche persona cara, familiare nel paese di origine, che non c'entra assolutamente niente, ma che viene ammazzata lo stesso per via che lei ha provato a uscire fuori dalla banda. Per cui il recupero di una prostituta straniera è quasi impossibile. Allora, vivere in un porcilaio, vivere con persone schifose che ti usano, vivere senza nessuno appunto che ti rispetta, che ti valuti come persona, come essere umano, come figlio di Dio, vivere come pezzo di carne che vale tanti quattrini, è un inferno quotidiano. E torno a dire, la vita di una prostituta non è vero che è bella,
È un inferno, è bruttissima. E quando uno si casca dentro, si pente un miliardo di volte di aver ceduto l'inganno di far soldi in poco tempo usando gli uomini. Ecco perché quella donna andò a piangere lacrime amare ai piedi di Gesù. Chiaro? Piangeva. Io non so se si può leggere un brano di Vangelo così e non mettersi a piangere. Se uno non si mette a piangere, non ha capito un fischio di quello che ha letto e di quello che passava questa donna. Allora, lei piangeva, baciava i piedi di Gesù Cristo, ma su baciare i piedi, una cosa più grande di questa esiste. L'ha fatto lei di sua scelta. E poi asciugava con i suoi bei capelli il fango che stava attaccato ai piedi di Gesù Cristo, la polvere mista all'acqua delle lacrime. Ma capite questa cosa? Che cosa vuol dire? Vuol dire che il fango dei piedi di Gesù Cristo, fango misto a puzza dei piedi, alla pelle che sta accanto, i piedi che avevano camminato, era per lei più pulito, più bello, più santo dei suoi bei lunghi capelli. Era meglio quel fango lì che le sue cose più belle. E lei le usa per pulire i piedi di Gesù Cristo, perché quel fango si è attaccato a lei, perché quello sporco la puliva. Questo significa. Allora, alla vista di questa cosa, guardate qua, come capisco, più passa gli anni più le capisco queste cose, e spero che sia così per voi. Il fariseo non dice: ma guarda, questa donna si sta pendendo della sua vita, l'ha fatto in base a questo maestro. Allora, accidenti, questa è capace di fare pentire le prostitute e fare tornare sulla via retta. Che maestro potente che è! No, il contrario dice. Dice, se lui fosse veramente un profeta, cioè se lui per ispirazione divina sapesse questa donna chi è, dovrebbe fare quello che facciamo noi, che siamo i santi, e quindi le prostitute non ce le vogliamo. Via, prostituta, fuori da questa casa. Doveva cacciarla via, se fosse un vero profeta di Dio. Significava, quello lì non è un profeta di Dio, allora avevamo ragione noi che pensavamo che questo non era così bravo come si diceva, come si dice in giro. Questa era la cosa, l'andato del discorso, del pensiero di quell'assemblea di persone. Allora Gesù Cristo comincia a fare un discorso e usa i soldi, perché gli esempi con i soldi, quando un po' il caso, sono esempi più chiari, più facili da capire, più evidenti per tutti. E dice Gesù Cristo: ma senti un po', ti voglio raccontare, ecco, faccio una questione, una domanda, vediamo un po' la tua risposta. Ci sono due debitori e uno deve dare al suo creditore 500.000 euro e un altro soltanto 5.000, però siccome nessuno dei due aveva questi soldi da restituire, il creditore diceva: beh, quando nel debito a tutti e due non vuole più niente. Secondo te, chi dei due amerà di più il creditore? Guarda, fa ridere questa, come si dice, questa cervellotica, perché lui si sforza tanto a fare il ragionamento. Beh, vediamo un po', potrebbe, ma secondo me quello che ha ricevuto un condono più grosso, quello che è stato condonato 500.000 euro. Ah, bravo, bravo, si è capito bene, proprio così.
falsone. Era evidentissimo che era così, no? Cioè, da fare la scena di fare un profondo ragionamento. Allora dice Gesù Cristo: beh, guarda, adesso tu dici di essere un santo, ti sei messo sul piedistallo e giudichi questa donna perché è una prostituta. La condanni, la vorresti cacciare via. Allora, guarda così. Quando sono entrato, tu non mi hai fatto fare quello che hai fatto gli altri, di fare i piedi, mi hai umiliato pure a fare così, e lei invece mi sta lavando con le sue lacrime. Tu non mi hai dato un bacio sul volto, sì, un'accoglienza, si fa, un ospite, bravo, buono, insomma, si fa a tutti. Tu manco questo mi hai fatto. E lei invece mi sta baciando i piedi di continuo. E poi alla fine mi asciugo con i capelli, ma insomma, questa che tu giudichi mi sta amando molto di più. Tu che sei santo, non hai fatto manco quel per me, quello che fai normalmente con così altro ospite. E allora Gesù Cristo tira fuori una regola spirituale valida per tutti i tempi, fino all'eternità. Colui al quale è perdonato molto, ama di più. Vero questo o no? Per questo Gesù Cristo permette i peccati, perché sa che nel momento che si ribaltano, il peccatore diventa un santo più grande. Chi invece è stato perdonato poco, qualche fesseria, qualche cosa marginale, poco è stato perdonato e poco ama. Il fariseo. Capitemi bene, questo è uno schiaffo spirituale dato ai farisei, dolorosissimo. Significa dire, tu ti credi meglio di lei è meglio di te. Lei ama Dio più di quanto tu che ti credi santo lo ami. Dire a un fariseo che si credeva superiore della prostituta, che invece era inferiore della prostituta davanti a Dio, era facile da accettare per il fariseo? Capite perché hanno messo Gesù Cristo in croce? Sì o no? Perché tu dicevi queste cose qua e non accettavano le persone. Ma le cose erano veramente così. Il fariseo era più lontano da Dio della prostituta e si era messo in una situazione spirituale per la quale salvarlo era più difficile che salvare la prostituta. Per quale motivo? Ecco, se uno è malato, si sente i sintomi, eccetera, chiamate un medico, portatemi pronto soccorso, sto male. Ma se uno è convinto che sta bene, nonostante già quei sintomi, e non chiama il dottore, come si fa a curarlo? E ha una botta in testa, lo stordisci, lo porti con la camicia di forza, a pronto soccorso. Se chiami il dottore lo caccia via. Io sto bene. Siete voi che dovete curare. I farisei hanno questo problema, che loro erano convinti che non avevano peccati da essere perdonati, erano santi, siamo già a posto. Che cosa faceva Gesù Cristo? Quali peccati doveva togliere? Erano a posto? Erano già saldi? Il fariseismo mandava all'aria tutta l'opera redentiva di Gesù Cristo. Ed è proprio il motivo per cui Dio, prima di far cominciare a Gesù Cristo la sua missione nel mondo, mandò Giovanni Battista, il quale ha fatto una missione molto semplice. Diceva alla gente: raddrizzatevi, dice, riconoscete che siete peccatori, perché fra poco arriva colui che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Questo diceva Giovanni Battista. E quando venivano i farisei a farsi battezzare nel Giordano da Giovanni Battista diceva: razza di ipocriti, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'iniquità che vi sovrasta? Fate opere degne di conversione, altrimenti questo battesimo è falso, ipocrita. Diceva così ai farisei. È una conversione vera.
da riconoscersi peccatori. Il riconoscimento dei propri peccati è il primo scalino per poter raggiungere la salvezza. Nella messa stamattina si ricorderà che cosa ha combinato Davide. Davide era re del popolo di Israele e, come tutti i re del tempo, lui aveva mogli e concubine. Di mogli ce n'aveva, mi pare, 5. Poveretto, non so come campava con 5 mogli. Però non so, ce n'era 5. Però siccome magari c'era mogli da più dal punto di vista fisico, ma poi i re c'erano le concubine. Le concubine chi erano? Quindi andavo in giro, ah, che bella ragazza questa. Vieni, vieni con me. Lasciare tutto, andare alla corte del re. Perché il re, una sera con l'una, una sera con l'altra, una sera con due. È così. Per sollazzarsi dal punto di vista sessuale. I re di allora e di oggi, anche sono più nascosti, di sesso ce ne avevano fino a sopra i capelli da non poterne più. Non ne potevano più per quanto ce ne avevano. Che ha fatto Davide? Un giorno stava sulla terrazza della sua reggia, mi capitò di vedere la moglie di un suo generale fedelissimo, Uria, il quale stava in quel momento combattendo a fronte per lui, per re, per Davide. E questa Bezzaveva stava facendo il bagno, era nuda, e quella bling, parte di goccia, quanto è buona questa. Ma come, non ti bastano le mogli, ce l'hai cinque, non ti bastano le concubine, ma che cavolo vuoi? Quello è andato a far prendere Bezzabea, gli ha fatto vedere le porte sessuali e l'ha messa incinta, perché uno che vuole il sesso per piacere non usa prestazione, non usa preoccupazioni, niente, perché se no ti tolgono il piacere, l'ha messa incinta. Non è che non sapeva come si facesse per fare, l'ha messa incinta. Allora come a dire, oddio, adesso che succede? Il mio generale sta combattendo per me, e io l'ho messo in chiesa la moglie e l'ho tradito quando lui stava. Quello quando, ma ammazzami quando ritorna che scopre questa cosa. Prima cerca di farlo tornare, fargli prendere le ferie dalla guerra perché andasse a letto con la moglie, così si poteva mascherare che il bambino non era suo, ma era il generale. Quando lui torna dal fronte, non va a casa, dorme nell'accampamento con i suoi soldati. Lo fa due volte, non riesce mai. Alla fine, insomma, suo figlio stava crescendo, decide di fare questa mossa. Dice al generale in capo di mettere il generale Uria in un punto del fronte dove la battaglia era più accesa. Poi disse al generale in capo di comandare la ritirata immediata di tutti gli uomini e di lasciare il generale Uria da solo a combattere contro i nemici, in modo che fosse caduto in battaglia. Così avviene, e quindi apparentemente l'hanno ammazzato i nemici, il generale. Questo è morto, il figlio era il generale, non era. Quindi, davanti al popolo, il re Davide salva la faccia in maniera perfetta. Nessuno più poteva scoprire questo suo tradimento del suo fido generale. Allora, contento, la cosa continua. Un giorno arriva un certo Natan, che era profeta, e questo fa capire come allora e oggi servono i carismatici. Questo profeta aveva saputo, pregando, da Dio direttamente la storiaccia combinato Davide. Lui non lo sapeva, era impossibile, umanamente parlando, che la sapesse. Dio gliel'ha detta mentre pregava. Era carismatico, Dio gli parlava, gli ha fatto scoprire questa cosa. Non solo, Dio ha detto a Natan di andare dal re a denunciare questo suo peccato. Sapete cosa fa Natan? A quei tempi i re erano anche giudici che presiedevano i tribunali e, secondo le leggi e secondo il loro discernimento personale, davano punizioni, la galera, le confische dei beni, eccetera, eccetera. Natan va, facendo finta di non sapere niente, dal re e gli pone questa questione. Guardi, re, dice, nella zona dove abito io c'è successo un fattaccio.
dice: cosa è successo? Racconta. Beh, c'erano due allevatori, uno aveva 100 pecore, stava benissimo, e un altro, c'era una pecorella sola. Sa che ha fatto quello che aveva 100 pecore? Che ha fatto? Ha fatto ammazzare quello che c'era una pecora per prendersi la sua pecorella. Ora lui c'è 101 pecore e quell'altro è morto. Davide si arrabbia, si alza in piedi, ma quest'uomo non merita di vivere, si è ucciso! E lui quindi avrebbe mandato i suoi soldati per arrestare questo qui e per farlo uccidere. Nathan lo guarda fisso e gli dice: tu sei quell'uomo. Il re capisce tutto, boom, casca per terra, seduto. Significa, lui ha già parlato. Quell'uomo doveva essere ucciso. Ma quell'uomo era lui. Chi doveva morire? Lui, Davide, doveva essere ucciso. Perché ha fatto questa cosa? Lui da se stesso si era dato la condanna del suo peccato. Che dice Davide? Ecco, guardate, la cosa più bella, è bene conoscere la Bibbia, la cosa più bella di Davide non erano i carismi, l'unzione dello spirito datagli dal profeta Samuele, non era che lui sapeva suonare benissimo e cantare ancora meglio e faceva canzoni ispirate di lode al Signore, non era che lui quando faceva il peccato sapeva riconoscere il suo errore e chiedeva veramente perdono a Dio. Cioè non facciamo quando ci confessiamo, diciamo: ma che hai bestemmiato, mi ha fatto scappare la bestemmia mia moglie, cioè la colpevole è la moglie, io ho bestemmiato ma la colpevole è mia moglie, mi hanno fatto arrabbiare i figli, io mi sono arrabbiato però loro mi hanno fatto arrabbiare, la colpa era loro. Non faceva questo Davide. Ho detto: ho peccato contro il Signore e contro Dio. Allora, siccome ha riconosciuto il suo peccato, ricordate prima che ho detto che la salvezza comincia dal riconoscimento dei peccati. Siccome ha riconosciuto il suo peccato, Dio, per bocca del profeta Nathan, dice: tu non morirai più. Questa condanna a morte che tu hai dato, e io dal cielo ancora di più, non ti verrà più applicata, perché hai riconosciuto la tua colpa. La salvezza comincia dal riconoscimento del proprio peccato. Finché uno non riconosce i suoi peccati, tutto quello che ha fatto Dio per noi va in fumo. Chiaro? Adesso siamo nell'anno della misericordia. Se prima non si riconosce di aver sbagliato, se uno prima non riconosce qual è il suo peccato, non esiste misericordia. Chiaro? Perché la misericordia è una scelta libera di Dio data a chi deve essere punito per i suoi errori, a chi sta subendo le conseguenze dei suoi peccati, che Dio non dà per quale motivo? Per un solo motivo, perché la persona ha riconosciuto i suoi peccati. E quindi non serve più che muoia. Se un serial killer non riconosce mai il suo peccato di omicidio, gli si può ridare la libertà. Appena riesce dal carcere, torna a uccidere. Perché lui è un serial killer e gli sta bene di essere così. Nel momento in cui lo riconosce che sta sbagliando ad essere un serial killer e che la vita umana va rispettata e nessuno può abusare dall'esterno togliendolo a nessun altro, allora può meritare di uscire, non so, facendo un lavoro sociale, eccetera, eccetera. Ma non si può usare misericordia a una persona che non è cambiata. Chiaro? Questo anno della misericordia porta questo rischio nella Chiesa.
che in fondo va bene tutto. Per cui se una donna o un uomo hanno adulterato, rompendo il sacramento del matrimonio, misericordia di Dio, a posto. Fanno tutto quanto come gli altri, come se non ci fosse il peccato adulterio. E quelli che hanno adulterato dicono, sentito orecchie diverse volte, ma io se c'ho un peccato è quello di aver lasciato mio marito troppo tardi. Dovevo fare molti anni prima, che lui non si merita niente. Questo dicono. La misericordia comincia dal riconoscimento del proprio peccato. Torniamo a questa prostituta. Lei non ha detto, ma mi hanno violentata quando ero piccolina, ma c'è il pappone che mi ha dato un sacco di botte. Non ha fatto nessuna tua giustificazione. Non ha detto niente. Ha detto con le lacrime, perdonami. Il fariseo a Gesù Cristo non ha detto niente. Lui era santo, stava a posto. Adesso vi dico una cosa qua, una storia. Ho detto prima che il fariseo era più lontano da Dio di questa donna perché lei aveva fatto una marea di peccati con la prostituzione. Perché si perdona. Il fariseo si credeva santo, non ha chiesto nessun perdono, stava a posto. Lui apparentemente non era peccatore. Bene, adesso vi dico questa cosa qui. Riguarda noi. Quando ero parroco San Giovanni Colonnella, ho detto, sono passato tante volte, mi sono fermato tante volte a parlare con le prostitute, a dire di Gesù, che stiamo uscire fuori dalla strada e tante altre cose. Le prostitute nigeriane erano quasi tutte cristiane, di norma cristiane evangeliche, come qui Matteo di sicuro ci abbiamo, due comunità nigeriane evangeliche in via dell'Industria e sono bravissimi. Qualcuno era cattolica e faceva parte del coro parrocchiale nel paese di origine. E la prostituzione per persone provenienti da paesi con grande povertà, attenzione a condannare, è facile, perché noi quelle cose non abbiamo sperimentate. Beh, parlando con una, il nome della strada era Gioia, così parlando in inglese, qualche parolaccia accada, già, lei lo parlava male in inglese, io peggio. Immaginate che grandi discorsi potevamo fare. Eppure, insomma, mi chiese una Bibbia, ovviamente in inglese, perché lei l'italiano non lo sapeva. Riesco a trovare una Bibbia in inglese, cattolica la compro e gliela porto sulla strada. Allora, quando gli portai questa Bibbia, Gioia la vide, gli si spalancarono gli occhi, disse praise the Lord, significa lode al Signore, fece un salto di gioia, aprì la Bibbia, trovò il Salmo 23, Lord is my shepherd, il Signore è il mio pastore. Cominciò a leggere, il Signore mio pastore, non mi manca. Poi chiuse gli occhi, lo disse a memoria fino in fondo, e poi presta l'ordine, una preghiera spontanea fatta così in inglese. Io a bocca aperta. Io prendo questa cosa qua. Mi ricordo quando mi dettero la Bibbia a 18 anni, in un cammino di fede, per la prima volta che io ero lontano da Dio. Io quando la ricevetti, e tutte le altre persone che in 30 anni di sacerdozio ho regalato Vangelo, Bibbia, regalato la Bibbia costa cara, mai nessuno ha fatto un salto di gioia per aver ricevuto la Bibbia. Qui dentro c'è qualcuno che ha fatto un salto di gioia per aver ricevuto la Bibbia? Attenzione, chi vale di più davanti a Dio? Attenzione, perché il fariseismo è una piaga del nostro cristianesimo. È un dato di gioia. Ma io ho provato diverse volte con questi anni a fare le catechesi bibliche, spremendomi come un limone,
Sì, all'inizio 30, 40 persone, poi più nessuno, uno, due. A chi interessa la parola di Dio? Chi legge la Bibbia? Chi ascolta le catechesi? Allora, quella prostituta l'ha fatto. Si è sparsa la voce, le altre prostitute mi hanno chiesto tutta la Bibbia, ne avevo regalate una trentina nel giro di pochi giorni. Poi basta di avere più soldi. No, finché non le togli dalla strada non ne frega niente. Quando le togli dalla strada, sei condannato a morte. Dopo, certe cose, non voglio raccontare tanti dettagli. Facciamo questa cosa qui per quanto riguarda l'aspetto religioso, l'aspetto del pericolo, un'altra cosa. Allora, se avete capito questo, davanti a Dio, incarnato in Gesù di Nazareth, quella donna, questa prostituta, era vicinissima a lui. Il fariseo era molto lontano. Il guaio era che lui e gli altri suoi colleghi si credevano santi e Gesù non poteva salvarli così, perché non riconoscevano i loro peccati. Cosa ha detto Gesù Cristo a questa donna? Voglio leggervi le sue parole. I tuoi peccati sono perdonati. Per noi, abituati a confessioni facili, questa parola non significa niente. Che uno confessa, proprio la comunione. Ma quando Gesù Cristo diceva a uno che stava sulla barella, la tua malattia è guarita, alzati e cammina, significava che cosa per quella persona o no? Quando Gesù Cristo diceva allo spirito che abitava dentro un posseduto, vattene via e non vi rientrare mai più, cambiava o no la vita della persona posseduta dallo spirito del male? Quando Gesù Cristo ha detto a Lazzaro morto da 4 giorni, Lazzaro vieni fuori, è cambiata o no la vita di Lazzaro? Accidenti. Quando Gesù Cristo ha detto a questa prostituta, i tuoi peccati sono perdonati, è cambiata o no la vita di questa donna? Quella è uscita dall'inferno, è tornata in paradiso. Questo è cambiamento. E i farisei mormoravano, scusate il termine, non posso dire, arrabbiati di brutto. Perché? Ma come? E chi è questo? Chi si crede di essere? I peccati solo Dio li può cancellare. E che loro pensavano che Gesù Cristo fosse Dio fatto uomo. Non ammettevano sta cosa. Il pretesto per condannare la morte di Gesù Cristo è stato la presunta bestemmia che Gesù Cristo definiva su se stesso dicendo che lui era figlio di Dio. L'incarnazione, il miracolo, Dio presente in un essere umano, questo per loro era una cosa inconcepibile, non credibile e non hanno creduta. Il grande peccato di Israele. Per loro Gesù Cristo non poteva essere Dio. Perché è impossibile, Yahweh è così grande, così potente, i cieli dei cieli non possono contenerlo e si va a ridurre a un cencio di uomo. Non è possibile. Neanche i miracoli che facevano riuscivano a convincere i capoccioni, i capiscioni di Israele che lui era Dio fatto uomo. Quindi qui questa cosa è tremenda. Come si, non hanno coraggio di dire a Gesù Cristo, come sempre, come tutti quanti noi, quando dobbiamo correggere una persona, ma come? Questo è un uomo e si permette di perdonare i peccati, ma i peccati soltanto Dio li può perdonare. E chi ci può mettere le mani dentro l'anima di una persona?
a fare il miracolo della resurrezione dei morti interiori. Chi lo può fare questo miracolo? Solo Dio. E lo fa lui? E chi si crede di essere? Questa è la questione che hanno i farisei al pranzo del fariseo Simone. In altra occasione Gesù Cristo risolverà questo problema volendo il paralitico portato dalle quattro persone calato dal tetto. Qui Gesù Cristo neanche li considera, perché la donna è cambiata veramente. La donna non appartiene più a Satana, non ha più la sua anima nelle mani di Lucifero, ma la sua anima è passata al paradiso. Dentro di lei non abita più lo spirito impuro, che è uno spirito, una razzaccia tremenda di spiriti. Abita lo Spirito Santo e nessun altro spirito. Questa donna appartiene al paradiso, appartiene al regno di Dio, non più al regno del maligno. Questo ha fatto il miracolo di Gesù Cristo che ha perdonato i peccati. E allora, se qualcuno ha capito questo, ha capito che il potere di perdonare i peccati è più grande del potere di guarire un malato terminale, di risuscitare un corpo morto o di liberare un posseduto dallo spirito del male. Il miracolo è più grande, è più difficile togliere i peccati dal corpo di una persona piuttosto che togliergli un tumore terminale, piuttosto che togliergli una fattura, un maleficio, una canzonazione fatta al diavolo durante la messa nera. Chiaro? Questo è il miracolo. Perdonare i peccati. Gesù Cristo ha questo potere. Allora e oggi. Bene. Ecco. Immaginatevi come si è uscita la donna da questo pranzo. Beh, vi assicuro, se qualcuno ha provato mai, che lei volava un metro e mezzo da terra, leggera, serena, libera, un'altra persona. Se qualcuno da lì a 10 minuti le avesse detto: guarda, io ti do 1 milione di euro, ma tu vieni un'ora con me. Calcio nel sedere a non finire. Niente più avrebbe potuto riportare questa donna alla prostituzione, perché lei sapeva il prezzo da pagare per avere quel 1 milione di euro in quel modo. Il peccato non è bello in nessun modo. Sì, ti fa guadagnare, ti fa perdere l'anima, ti rovina per l'eternità. È un inganno. Il diavolo usa i peccati per trascinarci nell'inferno. E il peccato apparentemente è bello. Eva, quando guardò la mela, il frutto proibito, ne fu attirata, sentì un desiderio di possederla, di farlo suo. Quando lo fece, sperimentò la morte dentro di stessa. L'inganno del maligno. Così funziona. La misericordia, quando è cominciata per questa donna la misericordia? Quando ha riconosciuto il suo peccato. Gesù ha potuto esercitare la sua misericordia su di lei perché ha riconosciuto i peccati in quel modo che ha fatto. Gesù Cristo ha potuto quel giorno togliere i peccati dal cuore dei farisei? Sì o no? Ditelo. No. Non hanno riconosciuto. Non ha potuto togliere i peccati perché nessuno riconosceva di essere peccatore. Per cui, guardate, questa è la chiave del motivo per cui Gesù ha detto: vi do potere di rimettere i peccati. A chi li rimetterete saranno rimessi, ma a chi non li rimetterete i peccati non saranno rimessi. Gesù quel giorno non ha rimesso i peccati dei farisei. Non è perché lui era cattivo, non ha voluto rimettere, perché i farisei lo hanno messo in condizione di non poter operare su di loro
il perdono dei peccati. Quello che vale per i peccati vale poi per le malattie. Se uno si mette davanti a Dio in una condizione per la quale impedisce al Signore di guarirlo, non guarisce. Qual è questa situazione? Ad esempio, quando uno pretende che Dio lo guarisca. Ma Dio lo sa come sto io. Se vuole e se buono mi guarirà. E la persona non prega, non chiede nulla a Dio. Uno che fa così guarisce per intervento soprannaturale? Cosa significa credere? Ecco, questa donna cosa ha fatto di bello? Lei poteva starsene chiusa in casa e suicidarsi per il tremendo malessere interiore che aveva. Non ha fatto questo. È andata a piangere ai piedi di Gesù Cristo. E sappiamo che non tutti fanno così. Giuda si è suicidato. Non è andato ai piedi del crocifisso a chiedere perdono. Lei ha fatto un gesto, ha fatto un atto di fede, è andata da Gesù Cristo a chiedergli perdono, non aveva coraggio di dire una parola, gliel'ha chiesto con le lacrime, ma gliel'ha chiesto. La fede operativa, se uno per quanto riguarda la malattia non va da Gesù Cristo a chiederglielo, non guarisce, non solo, ma oltre che chiederlo deve credere che Gesù Cristo lo guarisca. Se uno dice, ma sa, forse, chi considera un miracolo come una vincita al totocalcio o al gratta e vinci o al 10 e lode, non so che cosa, una cosa riservata a pochi eletti, ma la massa non guarisce perché ne tocca, ha sbagliato tutto quanto. Gesù Cristo è colui che guarisce le malattie. Adesso facciamo un discorso che ho preso migliaia di volte in questo incontro, spero che non bisogna toccarla una volta ancora. Allora, capite questo. Questa donna ha creduto che Gesù l'avrebbe perdonata. Ha creduto nella sua misericordia, ha agito di conseguenza e ha vinto. Ha ottenuto quello di cui ha bisogno. Il perdono dei peccati, il miracolo più grande che esiste. Così si fa nel regno di Dio. Con la fede. Per questo vi prego di leggere l'articolo del giornalino nuovo del mese di giugno, dove ancora una volta il discorso è basato sulla fede e sull'atto di fede da fare per compiere qualsiasi cosa nel regno di Dio. Bene, penso che adesso questa donna, dopo 2 anni, stia in cielo con il Signore, il che significa che stasera sta qui, giusto o sbagliato? Sarà contenta, ho detto bene di te, non so come ti chiami, ma in base a quello che c'è scritto nel Vangelo, ho cercato di spiegare a questi fratelli che cosa hai visto tutto in quel momento. Se sei uscita fuori dalle grinfie di Satana e andata in paradiso, adesso sarei qui a pregare con noi. Perché ogni fratello, ogni sorella qui presente, faccia la stessa cosa. La stessa cosa. Riconosci i propri peccati. Mi fai citare fede nel Signore perché ci guarisca e ci ritolga. E la guarigione del Signore è totale, spirituale e fisica insieme. Andiamo con fede di Gesù Cristo. Noi dobbiamo essere vincenti sul male, calpestarlo, distruggerlo. Il Signore è più forte e non dobbiamo mandare a gambe per l'aria il suo sacrificio fatto con tanto amore e renderlo inefficace perché non sappiamo riceverlo. Ecco, allora, ci muovano stasera, in questo incontro, nella preghiera che adesso verrà, ci muovono interiormente gli stessi sentimenti, la stessa fede che ha smosso questa donna per andare a piangere ai piedi di Gesù.